Credo che quest'ultima dimostrazione fatta dai nostri giovani protagonisti di questa bella giornata sportiva sia il degno modo di chiudere la giornata di questa bella pagina di Mezzogiorno di Stati Uniti. Aver potuto vedere il simbolismo di così tanti piccoli e grandi sportivi ci ha inorgoglito nell'ospitarli domenica. E ovviamente il ringraziamento va innanzitutto a loro, all'impegno che ci hanno messo. Che hanno voluto fortemente questa giornata, dimostrando come insieme e mettendo insieme le forze e anche le discipline si possa veramente cambiare il volto e anche il senso di giornate un po' vive come sono state queste del mondo un po' strano qui a Grimaldo. La prima giornata. Sicuramente la prima esperienza, spero che ne possano essere delle altre, insomma far diventare anche questo scenario verde nel prato del campo dedicato ai nascenti, quindi c'è insomma di attività così politiche che possano qualificare ancora di più il nostro sport momentaneo. Ancora una volta grazie a tutti. Vogliamo ringraziare le varie associazioni che hanno partecipato oggi, quindi gli arcieri, il calcio, il forum dei giovani, anche l'Avis che ci deve scusare per alcune dimenticanze che purtroppo abbiamo fatto senza volerlo. E la Prolongo e l'amministrazione perché ci hanno sostenuto per questa giornata in ogni modo, ci hanno fornito qualsiasi cosa abbiamo chiesto. Grazie ad Antonio perché è stato di una gentilezza unica. Vogliamo poi ringraziare il maestro Vito Bitelli per la sua disponibilità, per questi giorni che sono stati bellissimi, per l'impegno che tu hai messo in tutto, per averci portato anche dal pluricampione mondiale Lucio Maurino. E grazie a tutti, ai genitori e poi a questi bambini che sono stati bravissimi, ai ragazzi che sono stati di una partecipazione e mi hanno sopportato tantissimo, veramente tanto. Grazie anche a Franco, volevo ringraziare anche Donato Samà per la sua disponibilità e spero di aver ringraziato tutti. E adesso passo la parola. Grazie. Dopo tutti i ringraziamenti che sono stati fatti, io volevo ringraziare anche gli ospiti che abbiamo noi cittadini che sono gli altri comuni, ma si vede proprio che penso testimoniano che diciamo non solo le sacre, spesso le piani, ma ci possono essere anche altri momenti in cui stare insieme per confrontarsi, ma anche solo per chiacchierare, di scambiare le opinioni. Questo è proprio il segreto, diciamo così, che la Prolongo che io mi onoro di presiedere insieme al direttivo ci siamo dati negli ultimi due anni. Cioè cercare di organizzare delle manifestazioni che non siano solo quelle classiche, no? Che conosciamo nei nostri comuni, quelle che attirano perché andiamo a mangiare, ma anche altre cose. Ma tu quindi! E nelle nostre strade, si possono trovare momenti particolari, quindi io invito anche gli amici che sono di altri comuni di venire al momento anche la microcassione, perché sicuramente ci saranno delle manifestazioni, delle iniziative che vi faranno scoprire delle cose particolari. Quindi noi vi aspettiamo e vi sfideremo come abbiamo pensato fare oggi, siamo
Grazie di nuovo. Va bene così.